La mette giù, può rimettere in mezzo il pallone, arriva il cross morbido, la mette fuori Llorente, Barella al volo! Alto sopra la traversa. L'ultima occasione di questo primo tempo l'ha avuta l'Inter con Barella, ce l'ha raccontata Filippo, 0-0 a San Siro, ed è insomma un risultato, come dice il nostro titolo, bugiardo, nel senso l'Inter domina, però non è riuscita a segnare, Filippo, lo diciamo sempre, no? Quello poi alla fine è quello che conta di più. Sì, sì, l'Inter ha giocato un ottimo primo tempo, sta bene fisicamente, ha messo sotto la Roma ha fatto quello che io mi aspettavo, cioè sta dietro, cerca di limitare i danni e poi prova a ripartire cercando sistematicamente il pallone verticale per Lukaku. In questo momento ha dato solo palloni alti, non è riuscito a dare palloni bassi, che sono forse quelli che potrebbero mettere più in difficoltà la retroguardia dell'Inter. Il problema è che non abbiamo fatto gol, perché sei sullo 0-0, per quanto tu abbia dominato la partita in questo momento è 0-0, un punto a testa, quindi bisogna segnare. Siamo andati vicini più di una volta, soprattutto con Di Marco e la traversa di Çalhanoğlu. Dobbiamo andare avanti così e cercare di far gol. Tizi, dominio Inter, però 0-0. Ma vedi, tu in una squadra puoi anche avere un grandissimo centravanti, ma se non sei in grado di rifornirlo, perché c'è un netto predominio della squadra avversaria, fai la figura di menta, come ha fatto fino a questo momento la Roma. Insomma, netta supremazia dell'Inter, Roma inesistente. Se dovessimo dare un giudizio su Lukaku questo primo tempo, praticamente non l'abbiamo mai visto. No, ma però voglio dire, non gli sono mai arrivate palle giocabili. No, mai. Non è solo demerito suo, ma è demerito della squadra che non riesce a imbastire un'azione offensiva. E la supremazia dell'Inter è netta. Facciamo gli up and down, Filippo, così sì. Poi abbiamo un elemento in più per discutere. Ma allora, devo dire che mi sono piaciuti tutti, cioè non c'è nessuno che posso mettere giù, sono tutti up. I più up sono Dumfries, 7,5, secondo me è assolutamente il migliore in campo, è un moto perpetuo, salta l'uomo continuamente, continua a buttare palloni in mezzo, si sovrappone, va verso l'interno del campo, non ha perso un pallone, ha gestito benissimo tutti i palloni che ha preso, quindi Dumfries 7,5. Thuram, mi è piaciuto tantissimo anche Thuram. Davanti è una spina nel fianco, comunque nell'uno contro uno salta sempre l'uomo, ha creato pericoli, quindi 7 Thuram, e poi do 7 anche a Çalhanoğlu, che in mezzo dispensa palloni, tantissimi palloni, è sempre lui che fa girare la squadra. Poi c'è quella traversa con quel tiro pazzesco che quasi porta in vantaggio l'Inter. Gli altri sinceramente non posso metterli giù, chi metto giù? Hanno giocato tutti bene, Acerbi molto bene dietro, Pavard molto bene, Bastoni bene, Di Marco bene, Barella bene, anche bene oggi, visto che è un po' che non gioca bene, oggi bene, Mkhitaryan bene, Lautaro forse quello un pochino che si è visto un po' di meno, però sei, cioè sì, non è un'insufficienza. No, due punti li ha avuti, però ha messo due belle palle per Dumfries in profondità. Sì. No, però a sentire i giudizi di Filippo, che peraltro sono condivisibilissimi, certo. Stona solo il risultato a questo punto. Certo. Cioè, in un dominio così dovevi essere in vantaggio, sì, almeno. Anche perché si sa che l'Inter a volte toppa un po' in fase conclusiva, ma l'attacco più forte del campionato. Vorrei far vedere alla lavagna luminosa, sette, che ci dirà chi ha vinto questa sfida gladiatoria tra Pecca in fase offensiva. Chi ha vinto il primo tempo? Chi ha vinto il primo Pecca in fase offensiva? Quando vuoi tu, Federico. No, scusa, Pecca in fase offensiva. Cosa c'è che stai dicendo? No, è una domanda che ti fa. Pecca in fase offensiva l'Inter. È una pecca. Pecca? Pecca oggi, all'attacco credo, più forte del campionato. Oggi volevi dire. Ma Pecca in fase primo offensiva. Tempo. E invece ha il miglior attacco, oggi. Dicevi. Il miglior tu attacco devi specificare, Simone, oggi, devi oggi, essere preciso, perché lui Tiziano dice, è preciso. Lui è preciso, c'ha i suoi numeri, vedi qua, c'ha fogli, certo. Fogliettini. Aspetta, Simone, ma io studio tutti i giorni, non faccio la figura di menta che fai tu. Beh, Thomas, com'è poi i giudizi possono essere opinabili, ci mancherebbe altro. No, com'è che l'hai definito prima, Thomas? Un rimbambito. non era questo. Andiamo da Franco, tu che primo tempo hai visto, insomma, al netto delle occasioni che ha avuto l'Inter, e le abbiamo raccontate anche in cronaca. Ma è un Inter schiacciante, il leitmotiv è quello. Credo che insomma Mourinho, che non è in panchina, sarebbe molto interessante sapere Salvatore Foti, che è il vice, che cosa dicevano i giocatori della Roma. Però
mi sembra che insomma il copione, il canovaccio sia del Mourinho vecchi tempi, quando metteva il pullman davanti alla porta cercando di non subire gol, e in alcune situazioni ci riuscì. Qui insomma è veramente Roma raggruppata dietro, Inter che cerca di trovare il buco, il momento per arrivare a rete. L'Inter comunque nel primo tempo ha avuto 2/3 nette occasioni da gol, quindi l'Inter se vuole vincere questa partita deve fare qualcosina in più davanti, forse essere un pochino brillante negli avanti. La Roma credo che farà una gara così per tutto il match, perché Mourinho penso proprio che l'abbia preparata solo e esclusivamente in questo modo. Però ragazzi, un conto è difendersi bene e ripartire, un altro è difendersi e basta, e non sapere minimamente cosa fare quando hai la palla. Cioè io non vedo una Roma che sa cosa vuole fare, vuole semplicemente difendersi. No, ma anche secondo te non manca Dybala a questa squadra? Ah, tantissimo. Certo, perché allora Dybala potrebbe Smalling, accendere la luce. Cioè, ma ho capito, non, ma posso dire, non ho mica detto che non c'è, avverte la mancanza comunque, anche di Dybala. Stavo sicuro, tantissimo. Allora. Federico, stavo vedendo lo score adesso che è uscito qua in sovraimpressione, cioè tutto a zero la Roma. Il portiere dell'Inter ha avuto 2 retropassaggi dei giocatori dell'Inter. Ma hai capito cosa intendo dire? Ma netta supremazia, ma nessuno non discute. Però netta quando, supremazia quando dell'Inter. Franco dice Mourinho l'ha preparata così, certo. Io non lo so. Sì, ma l'ha preparata per non fare neanche un'azione? No, certo. L'ha preparata non dal punto di vista del gioco. Io parlo tra virgolette. Cosa vuol dire tra virgolette? Che parlo un po' in modo grossolano, però... Ha preparato i giocatori mentalmente alla sofferenza, Mourinho. Quello sì, volevo no, dire. No, ok, però se posso... tu non hai mai un'idea, non sai che cosa fare... Sei poi... stato bravo perché l'hai preveduto. L'ho previsto. Mamma mia, preveduto. Mi vengono i brividi, lasciamo perdere. L'hai preveduto. La cosa incredibile è che la Roma in questo primo tempo non è mai arrivata dall'altra parte. Non dico in pensierire Sommer, ma credo non sia mai arrivata nell'area di squadre dell'Inter, che vengono a San Siro, più deboli dell'Inter, ne abbiamo viste mettere tante. Mettere solo il pullman non può servire. Ma l'ho tirato in porta, Federico. Tante squadre, Sassuolo, Bologna... Però quando il gioco non c'è, non è che te lo puoi inventare. Cioè, quando una squadra... Adesso, ragazzi, ma la Roma non è così scarsa. No, cioè, non facciamola diventare una piccola che non è, voglio dire. E diciamo che l'Inter... Però io, quello che voglio dire io, che non sono riuscito a esprimermi, è che a volte una squadra senza gioco, ma riesce a vincere con il carattere, con la testa. No, e secondo me Mourinho ha preparato, e io lo conosco bene, quell'allenatore lì. Sì, lo conosci bene, però bisogna dire anche che l'Inter è scesa... L'Inter è sceso in campo con la determinazione giusta, ragazzi. Perché oggi sta facendo una grande l'Inter partita. Gioca molto credo meglio, che dell'Inter abbiamo parlato bene questo primo tempo, ci mancherebbe. Allora, rieccoci, non è ancora cominciato il secondo tempo, succederà a breve. Vediamo se ci saranno dei cambiamenti anche tattici, perché abbiamo parlato di una Roma che sta soffrendo, si sta difendendo tanto. L'Inter che invece attacca, però se Filippo, se resta questo il tema tattico della partita, è un delitto non vincerla per l'Inter. Sì, ma è ovvio, però sai, comunque devi sempre stare attento alle trappole, perché tu puoi dominare, giocare, fare 13 tiri a zero, quello che vuoi, ma la partita è 0-0, la trappola è lì, nel senso che un pallone in verticale, una distrazione, un corner, quindi non puoi pensare solo unicamente ad attaccare, devi anche stare attento se loro breccano e ripartono, perché davanti hanno uno che non ha toccato una palla nel primo tempo, ma può toccarne una, certo. Va via l'uomo e poi li voglio vedere. Quindi non, è una partita che comunque riparte dallo 0-0. Hai visto che sta entrando Darmian? Sì, credo al posto di Pavard. Sì, è ammonito Pavard, e quindi lui fa il solito cambio, toglie l'ammonito e mette. Ma però... Credo, però non vediamo. Lo so, adesso vediamo, Darmian è già pronto. Quella la... Pronto. Lo sappiamo cosa fa Inzaghi, no? Sull'ammonito lui... Adesso aspettiamo, vediamo. Comunque Darmian è pronto a entrare in campo. Quindi un cambio per l'Inter subito inizio secondo tempo, non so se fa cambi la Roma, per ora la Roma non la stiamo ancora vedendo, ma non credo abbia neanche tantissimi cambi la Roma. Adesso io non so chi c'è in panchina, sicuramente c'è Karsdorp, Belotti che però chi entra al posto di El Shaarawy o al posto di Lukaku non lo so,
C'erano poca roba poi, poi quasi tutti i ragazzi c'è credo Aouar e Spinazzola credo Aouar Spinazzola ha recuperato? Non lo so se è in panchina o no adesso guardo adesso Aouar c'è sicuramente Spinazzola no? Non mi sembra non ci c'è sia. Spinazzola ok perché so che era affaticato aveva un affaticamento muscolare a molti ragazzi in panchina non c'è ci dico allora la panchina della Roma è questa Karsdorp Belotti Azmoun che quindi ha recuperato Selic Aouar, Pagano, Pisilli, Boer, Cherubini, Costa, D'Alessio e Svilar. Sì, ah, effettivamente Mourinho anche degli alibi ce li ha, certo. Perché se ti mancano Dybala, Spinazzola, Pellegrini, insomma, la squadra ovviamente... No, più che altro, sai, alla lunga, credo che anche i giocatori della Roma, avendo giocato anche giovedì sera sempre gli stessi, possano anche sentire la fatica, mentre invece l'Inter, che comunque ha giocato martedì e che ha i cambi, potrebbe anche sfruttare certo. Questa cosa qua, no? È più fresca, ha più cambi, può fare dei cambi migliori, non certo con i giovani della primavera e quindi insomma bisogna sfruttarla sta cosa. È quello che aveva detto anche in settimana Mourinho, no? Aveva detto loro hanno più giocatori e hanno giocato due giorni prima, questo insomma tra Champions e l'Europa League si sa che passa che passano uno o due giorni di riposo. Dimmi. Dare vita all'ultimo canto Porta prima fortuna. Del secondo tempo lo Porta Fortuna, vai. Beh, Filippo non è tanto contento di questi Porta Fortuna, eh? Ogni volta che c'è l'Inter in trasferta o giù in città, anche se la mamma non lo sa, noi saremo sempre qua. Tra denunce e diffide mi domandano Simone perché me ne frego rispondendo che l'Inter è tutto per me. Povero Filippo. Però magari gli porterà povero bene, chi lo sa. Noi abbiamo ancora la controprova. Lui non ce l'abbiamo. Vicino. Meno male che te l'ha messo vicino a te. C'è anche Franco Leonetti collegato che ha una faccia, insomma, è lì perplesso che osserva. No, il gelo dello studio credo che sia sintomatico. Però è intonato, ragazzi. Mamma mia. Attenzione perché il gelo dello studio equivale a un grande affetto caloroso da casa. Certo, assolutamente, no, l'affetto nei tuoi confronti è evidente, soprattutto da parte di Tiziano. Sì, credo, sì. Una roba allucinante. Comincia il secondo tempo. Ma come siamo ridotti? Te che sei il numero uno, che hai fatto gli ascolti che hai fatto. No, sei tu il numero uno. Ha detto che fai la trasmissione con uno scarto. Anche Fierro ha detto che hai detto la stessa cosa anche a lui. Qui dentro tutti i numeri uno. No. Filippo Tramontana. Tramontana, faccio i complimenti. Dai che inizia il secondo tempo. Fallo in attacco di Dumfries su Llorente, credo, Filippo. No, su Zaleski. Ho dei dubbi, però vabbè. Dufri si era andato via sulla destra, Zaleski allarga il braccio e poi va per terra, comunque vabbè. Adesso vediamo se Inzaghi fa qualche cambio, perché comunque ci sono dei giocatori stanchi, per esempio Dima lo vedo molto molto stanco, non viene giù più come prima sulla fascia. Vediamo, ora Dufri sulla destra, linea mediana, va a verticalizzare, Zaleski lo chiude. Ancora Zaleski contro Dumfries, bravo Dumfries a rubare palla stavolta senza fallo, ancora Lautaro va a cercare Thuram, all'interno dell'area di rigore Thuram, no. Mkhitaryan, largo per Dima, può provare il cross Dima, palla attraversa tutta l'area piccola, ma non ci arriva nessuno, si arrabbia giustamente Di Marco che ha messo una palla perfetta, solo da spingere in porta, non ha attaccato nessuno, l'area piccola. E quindi nulla di fatto, ma questa era una gran palla di Di Marco, grandissima palla. Ci è arrivato quasi, Filippo, di pochissimo credo, qui non ci arriva l'olandese. Dai ragazzi, occasione dai. Ancora per l'Inter, Thomas. Ho capito, ma devi segnare, devi buttarla dentro, perché avete visto un'azione della Roma e a momenti ci fanno il gol. E poi siamo qui a dire che cosa? Sì. Che l'Inter ha giocato bene e ha fatto zero punti? Cioè, siamo sempre alle solite, ragazzi. Quando si dice è maturo. Dai. E questo è il classico caso, è maturo. Il momento, dici. No, però, Franco, è vero, è il paradosso è che la parata più bella della partita finora l'ha fatta Sommer.
Nel senso, Rui Patricio. Quella di Sommer. Attenzione, perché più che bella. Ha una parata incredibile, Sommer, perché cosa Cristante vola oltre bastoni, la indirizza, non è angolatissima, però Sommer è reattivo e la mette fuori. Quindi, sì, grande, grande parata del portiere dell'Inter. Anche perché Tiziano, se fosse stato anche angolato, sarebbe stato imparabile quello. No, infatti. Ma sei perfetto. Hai visto, non devi aggiungere. Ma guarda, io ho un'ammirazione sconfinata nei tuoi confronti. Torniamo da Filippo. Allora, con la punizione per la Roma in zona però difensiva. Sì, però Andica va a cercare Lukaku, c'è l'anticipo di testa di Mkhitaryan, poi Ciala pensa a un retropassaggio di testa, si accorge delle intenzioni della Roma. Attenzione che qua Thuram viene tranciato a metà campo, l'arbitro fischia e dà il fallo a Thuram. Quindi fallo per la Roma. Da capire, ci vogliono delle immagini, tra l'altro con Mancini, quindi vediamo un po'. Ma dov'è il fallo di Thuram, ragazzi? Ma stiamo scherzando, qui è espulso deve essere espulso Mancini, ma qui siamo alla follia. Thuram va via Mancini, lo tira giù Mancini mentre Thuram va verso il pallone a campo aperto. Filippo gli ha fischiato. È secondo giallo. Lo so, gli ha fischiato che la tenuta. La ma trattenuta. Quale tenuta? Ma dov'era la tenuta? La trattenuta. Quella all'inizio dell'azione. Sì, sì, c'è cioè l'inizio dell'azione, c'è lui che lo trattiene appena. Mi prego. Stiamo giocando a pallone. Mi prego, la tenuta. Arriva il cross di Lukaku, palla alta. Sommer. Fischia il primo fallo. Fischia. Ragazzi, ma stiamo scherzando. È l'obiettivo. Dopo è vero che dopo lo calcio, ma prima gli tira la mano. C'è obiettivo. Ma è solo maglie bianche. Prego. Mi dai da bere? No, qua non allarga e torniamo da Acerbi. Ho visto Frattesi e Aslani forse. Aslani, sì. Come mai Aslani? Ma non lo so. Sarà Ciala che è già ammonito, non lo so. Barbato, tra l'altro, nel pendolino aveva citato Aslani come l'uomo che decide. È vero, 2-1, il 2-1. Vediamo che indovina. Vediamo, Inter ancora. Bastoni, Michi. Dai ragazzi, forza, ancora forza. Ancora Bastoni, tre quarti di sinistra, indietro per Acerbi. 74 di gioco, manca sempre meno Dumfries e anche la brillantezza sta piano piano svanendo anche, no, guarda qua Barella cosa sbaglia. Barella tira la palla addosso al Shaarawy che riparte uno contro uno con Darmian. Attenzione, Darmian saltato, il Shaarawy va a cercare Lukaku, Romelu Lukaku in area di rigore seguito da Acerbi, ora raddoppio di Darmian, pallone all'indietro, bravo Darmian a sporcare il pallone, ancora Barella, ma arriva il cross in mezzo, deviazione, oh Nicolò, meno sufficienza, due palloni bruttissimi persi da Nicolò Barella prima nella metà campo della Roma e adesso in disimpegno vicino alla nostra area di rigore, rischiamo tantissimo in questo caso. Qua Barella all'esterno, ma dai, qua c'era, no, fuori non era fuori gioco, forse no, c'è Bastoni, qua Barella con l'esterno a cercare la palla orizzontale verso l'aria, credo abbia dato fuori gioco. Sì, sì. Ma no, ma non puoi fare ste cose, oh! Lo so, ma non puoi fare ste cose, ma scherziamo? Esce Mkhitaryan, entra Frattesi, esce Çalhanoğlu, entra Aslani. È una partita che la Roma sta giocando sui nervi e adesso sta incominciando a sbloccarsi e sì, sta salendo un pochino, giusti questi cambi, li convincono? Non mi convince Çalhanoğlu, però è ammonito e forse questa è l'unica soluzione, perché non puoi togliere tutte e due nello stesso tempo. Non è che è una regola che se sei ammonito devi uscire. Però lui fa questo, no, purtroppo. Io poi dopo è meglio che mi tappo la bocca, perché è meglio... Sarà il caso. Penso che il cambio di Çalhanoğlu, perché è ammonito, perché ecco, va bene così. E concludo. Va bene, non ti arrabbiare. Perché è entrato un uomo superlativo di una classe sopraffina eccelsa. Aslani, il violino dei Balcani. Lo vedremo. Palla all'Inter. Thuram dalla sinistra va a puntare l'avversario. Thuram salta ai due, però tornando indietro verso il centro del campo. Poi allarga per Di Marco, posizione di cross. Ancora Aslani, attenzione, c'è spazio per provare Aslani. Dai, tira. Arriva il tiro di Aslani. Brutto, molto brutto. Ci ha provato quantomeno. Sì, ci ha provato, però è venuto molto male. Dai, ragazzi, dai, forza.
Boh, comunque ha dato freschezza al centrocampo. Appena entrato ha dato freschezza al centrocampo. I due cambi, sto parlando dei al due cambi. Al centrocampo ha dato freschezza, penso appena entrati. Appunto, ho detto, ha cambiato i due, ha dato più freschezza al centrocampo. Con l'intenzione di dare, ma non ha dato. Certo. Devono ancora giocare. Perfetto. Sì, sì. Comunque Carlos so. Augusto e Sanchez restano in panchina. Certo. Magari sono le ultime mosse che lui farà. Ancora dai, Inter, dai, Filippo, stiamo con te. Sì, ancora Mancini contro Thuram. Alla fine vince stavolta il duello Mancini. Poi verticalizzazione di Di Marco, molto buona per Thuram. Ancora Di Marco, verso il centro del campo. No, Lautaro, no, sceglie la soluzione più complicata sulla sinistra. Però l'Inter comunque tiene il possesso. Di Marco all'indietro per Bastoni, 77 di gioco. Bastoni per Di Marco, brutto fallo di Christensen. Che facciamo? Manda pure al diavolo Di Marco dopo aver affondato il take. Qua ci stava assolutamente il cartellino giallo, vediamo. Eh beh, sì, assolutamente sì. Comunque c'è calcio di punizione per l'Inter. Calcio di punizione per l'Inter. C'è uno che corre lì. Possono essere un fattore. Tizi, tu che sai tutto sui calci piazzati, l'Inter che statistiche ha? No, vedi, l'Inter, se tu pensi che la punta centrale è Lautaro, 11 gol, che non è un gigante. Eppure nelle elevazioni Lautaro è veramente molto molto insidioso, molto, molto bravo su questo piano. Vediamo la punizione allora. Barella, brutto pallone di Barella. Che giocata è? Dai, adesso Barella parte il cross. Sinistra, va a cercare Di Marco, dai. Può provare il cross da fondo Di Marco, arriva il cross morbido in mezzo! Non ci arriviamo, non ci arriva Thuram. Poi Lukaku prova ad andare via Dumfries, che è bravissimo. Fagli vedere che comanda. Il pallone. Chi comanda? Damian, Acerbi, largo per Bastoni, in posizione di cross dalla destra, arriva il cross col Mancino, non ci arriva Lautaro, sul secondo palo, non ci arrivano né Thuram né Lautaro, il cross di Basto era bello. Che bella, oh mamma mia, Lautaro è quasi arrivato lì. Una goleada davvero... È scivolato prima. Una goleada, Tizi, mancata. No, goleada mancata, dici tu. Vediamo. Insomma, certo che adesso non manca più moltissimo, Franco. Siamo al 78esimo. Ma c'è chi segna anche al 97esimo. Mancano pochi minuti, però l'Inter mi sembra che tra primo e secondo tempo almeno quattro occasioni importanti le abbia avute. La Roma ha risposto solamente con quel colpo di testa di Cristante. Dima può provare il cross morbido al secondo palo. Ancora Dumfries può andare a recuperare la palla sulla destra dopo la deviazione di Paredes. Palla in fallo laterale. Inter che rimane davanti. Ha avuto la possibilità del cross di Marco. Un po' lungo stavolta. Ancora Inter in avanti con Acerbi, tre quarti centrale, avanza palla al piede, poi allarga tutto sulla sinistra ancora per Dima, che può provare il cross, si sovrappone i Bastoni, servito, però ci sono due uomini davanti a loro. Ancora Bastoni, prova a temporeggiare, chiede l'1-2 a Barella, qua aspetta, è difficilissimo Barella, andare aspetta. Via lì. Barellino, su, come fai a dargli la palla lì? La Roma riconquista, infatti. Lancia lungo, c'è la chiusura di Aslani, bravissimo. Bravo. A recuperare palla, una palla non facile, ancora Di Marco, va a cercare Bastoni, sempre Christensen davanti, non c'è spazio. Si torna da Aslani, tre quarti centrale, largo c'è Dumfries, servito in orizzontale invece Darmian. Ancora Darmian, facile lì per Dumfries, però non c'è spazio. Prova a verticalizzare per Thuram, che perde palla, dobbiamo recuperare Frattesi, tienilo lì, non può andare via, bravo Frattesi, che poi subisce fallo. Fallo laterale, niente. Non c'è niente? Si gioca, lascia andare. Bravo Dumfries a recuperare un altro pallone, l'ennesimo, Thuram. Dagli la larga, Thuram, altro adesso, Thuram. Ma dove vuoi andare? Basta, giocala. Alla destra, a destra, rimbambito. Sì, e voleva andare in porta. Ho capito, ne ha saltati 5. Dai, cioè, ce n'è 3. Ce n'ha 3, gioca 4. Sta palla. Hai fatto bene un dribbling, basta, giocala. Diciamo che la lucidità comincia a scarseggiare, ecco. D'altronde la partita è all'80esimo, ora c'è il lancio lungo della Roma, ancora a cercare Lukaku, c'è Sombrero di Bastoni, poi Acerbi di testa, poi all'indietro di Marco, ancora per Acerbi, c'è il pressing di Lukaku, pallone all'indietro per Sommer, ancora per Bastoni, 81 di gioco, 10 minuti più recupero alla fine, Bastoni porta avanti palla, c'è Aslani che la chiama, ma tre uomini davanti, allora non si può. Acerbi sta per entrare, Azmoun mi sembra, Oar. Ancora Aslani, può provare il lancio Aslani, ottimo lancio di Aslani per Di Marco che la mette giù benissimo, arriva il cross in mezzo per Thuram! Thuram! Thuram!
proprio alla fine, quando mancavano 10 minuti e trova il gol del vantaggio. Lo studio esplode qui, a parte Tiziano che rimane sette impassibile. Champions League, sette Champions League, sette Champions League, sette Champions League. Papà Lilian come esulta, papà Lilian, cuore bianco-nero. Vediamo se è tutto regolare, penso di sì, insomma, l'azione, sì, buono, tutto, buono. Tutto buono. Grande. Gran pala di Di Marco, perché il cross è perfetto, poi Turan finalmente trova il tapin vincente. 1-0 per noi. Dai, meritato, Turan. Meritato. Ve lo dai. Faccio vedere, Barbato, prego, si sposti che dobbiamo fare vedere il gol. Meritato, l'azione, ragazzi, che nasce dalla sinistra con Di Marco, qui la grande palla, devo dire, di Di Marco per Turan. Turan arriva in spaccata qui sotto porta, Rui Patricio la tocca ma non può nulla. Palla in rete, Inter dunque in vantaggio e... Thomas, una faticaccia però alla fine, ragazzi, è arrivato. Però è meritato, dai. Bisogna essere più cinici sotto porta, perché poi alla fine, avete visto, con quel colpo di testa lì, potevamo essere sotto in una partita che non ha senso. Cioè, è una partita a senso unico proprio, dai, dominata dall'Inter. Bisogna essere più cinici sotto porta. Dai, dai, forza ragazzi, forza, dai. Cambi adesso per l'Inter, Filippo, ho visto Carlos Augusto. Sì, e basta, è uscito, credo, Di Marco, sì, che con l'ultima goccia di energia ha dato questo assist al bacio per Thuram. È entrato Carlos Augusto. Tra l'altro bisogna anche dire bravo ad Aslani, perché Aslani ha preso palla, ha cambiato gioco con, sì, il destro e ha stoppato poi Di Marco benissimo, ha crossato e Thuram si è inserito. Però grandissima palla di Aslani a cambiare il gioco. Allora io mi fermo adesso, pubblicità, così torniamo, non ci perdiamo niente del finale di Inter-Roma. 1-0, la sbloccata Thuram, tra poco. Palla al piede Indica, poi... Indica. Serve ancora Paredes in mezzo al campo, Cristante. Indica. Avanza Cristante, allarga sulla sinistra, Frattesi, vai lì davanti alla palla a fare schermo. Ancora Oar, buona la chiusura di De Vrij, che poi si fa però fregare da Belotti, bravissimo, bravo. Darmian in chiusura, può ripartire l'Inter con Lautaro, che però è da solo in mezzo a quattro maglie giallorosse, aspetta l'arrivo di Darmian, lo serve, Darmian non ha spazio per avanzare, allora dietro per Frattesi, giusto, prendiamo un po' di tempo. Aslani qua litiga un po' con la palla, poi trova un buon pallone sulla tre quarti sinistra per Barella, si sovrappone sulla sinistra Bastoni, può essere servito per il cross, non gliela dà Barella, gliela dà adesso, un po' lunga, arriva il cross di Bastoni in mezzo, mette fuori la difesa della Roma, calma, temporeggiato calma. Un pochino troppo qua Barellino, poi Aslani va a recuperare una palla che sarebbe andata in fallo laterale a favore dell'Inter, ma la vuole tenere tra i piedi, ancora Barella, largo per Aslani sulla sinistra, ancora con Barella, Bastoni, buono per Carlos Augusto, può andare via Mancini, arriva il cross ancora per Thuram, anticipato? No. Lui dice di sì, ma l'arbitro invece non è, faccio danno, non è della stessa idea, adesso vediamo. Vediamo il cross di Carlos Augusto, ma da qua io non capisco, ma non può mai toccarla da qua, è impossibile vedere, però tanto esce Paredes, entra Azmoun, quindi un altro attaccante, prova a chiudere con tre punte Mourinho. Quando manca un minuto, più recupero ovviamente alla fine di questa partita. Rinvio per la Roma, Filippo. Lancio di Rui Patricio a scavalcare il centrocampo, a cercare ancora Lukaku che questa volta spizza, poi De Vrij prova a chiudere molto bene. Darmian, Frattesi, poi Frattesi attento, scivolata sulla sinistra di Selic che va a chiudere l'ex Sassuolo. 89 di gioco, inquadrato Cambiasso a bordo campo. Un minuto al 90esimo, poi il recupero. Darmian, pronto a rimettere la palla in gioco con le mani dalla destra. Bastoni addirittura si inserisce sulla tre quarti. Darmian guadagna qualche metro, poi va in orizzontale a cercare Bastoni. Lo trova. Cerchio di centrocampo, Basto in posizione di cabina di regia. Avanza sulla fascia di sinistra, si allarga Carlos Augusto. Servito, Bastoni si butta nello spazio. Carlos Augusto Bravo. Invece va per vie centrali, limita l'area di rigore. Addirittura prova il... Traversa di Carlos Augusto, che sta filata del brasiliano. Mamma ora Darmian, mia. Darmian al limite dell'area di rigore, Darmian, attenzione a Barella, non perderla lì, buono per sulla destra per Thuram, ancora Thuram per Barella, va a cercare Frattesi, dagliela. Frattesi si gira, non la dà Barella, ma dagliela sta palla, Barella, 1-2, ha ragione, ridagliela, 1-2 deve fare lì, va in porta, che roba ragazzi, mamma il tiro mia, di Carlos Augusto,
Che roba! Di un destro, tiro che si vede solo nei cartoni animati, sembrava Olio e Benji. La palla prima ha un effetto a rientrare e poi ad uscire allo stesso tempo, incredibile. È vero, la palla ha fatto un giro... Col destro poi ha colpito. 5 di recupero. 5 di recupero. E allora 5 peccato, minuti alla fine di questa partita. Calcio d'angolo per l'Inter che adesso la vuole chiudere, vuole trovare il 2-0. Sì, 5 di recupero. Appena iniziati, corner dalla destra. Dai ragazzi, dai. Si carica della battuta Slani. C'è però un ripensamento sulla intanto concorsa. 60 alumini a San Siro accendono. Parte Aslani, arriva il cross in mezzo, mette fuori Belotti, troppo corto la punizione, il calcio d'angolo. Ancora Aslani, buono il dribbling, Lorente scivola, poi spazza. Recuperiamo ancora noi con Carlos Augusto, limite all'area di rigore, però si deve spostare sulla fascia di sinistra. Ancora Carlos Augusto, serie di finte, poi indietro per Acerbi. Acerbi. Arriva il cross. Ma perché? Ma perché, ragazzi? Perché? Ma teniamo il possesso. Qui? Perché dobbiamo fare queste cose? Bastoni, palla indietro. 4 minuti alla fine. Il primo minuto di recupero è passato. Acerbi, attenzione, che viene rincorso. Poi Carlos Augusto prova un numero sulla... vabbè, qua neanche questo è fallo. Niente. Niente Turam per Lautaro. Lautaro, lato corto dell'area di rigore sulla fascia di sinistra. Colpo di tacco. Ma cos'è sta roba qua? Cos'è? Dai. Un'esagerazione. Ma non fate le cose semplici. Sì, ma veramente... Ancora palla per la Roma, Ndicka, zona difensiva di sinistra, può avanzare. Dobbiamo tornare in posizione. Cristante, avanza, palla al piede Cristante, Lautaro stremato, non riesce più a pressare. Palla larga, non t'abbassare, c'è un po' di spazio sulla fascia di sinistra per Selic. Poi pallone in orizzontale per Aouar, Frattesi deve rimanere lì. Poi De Vrij, si perde l'uomo, però rimane a ringhiare. Torna, ancora Ndicka. Ancora Cristante, tre quarti centrale, Cristante allarga tutto sulla destra per Mancini che ha un po' di spazio per avanzare, va a chiudere Barella, allarga tutto sulla destra per Christensen ancora per Mancini, lo segue Barella, posizione di cross per Mancini, arriva il cross, spazza, Aslani, pallone in fallo laterale per la Roma, se ne incarica Christensen, iniziamo gli ultimi 3 minuti, Cristante, rischio di Cristante che però trova Ndicka sulla fascia di sinistra, va a pressare un generosissimo Thuram, anche lui stanchissimo. Ancora Thuram sull'uomo, si torna indietro da Llorente, c'è spazio per Mancini sulla destra, servito nella metà campo dell'Inter, si alza un po' il pressing di Barella, pallone ancora all'indietro per Llorente, largo a cercare Ndicka, va a chiudere Thuram nella tre quarti difensiva, ancora l'1-2, va a terra un giocatore della Roma, non c'è fallo, Maresca dice che si può continuare, Belotti... Attenzione che ruba palla Frattesi, serve Lautaro, tre quarti centrale, Lautaro un po' di spazio per avanzare, Lautaro, limite l'area di rigore, Lautaro va a cercare Frattesi in mezzo al nuvolo di maglie bianche, era impossibile che questa palla passasse, attenzione che siamo sbilanciati, avanti, dobbiamo fare queste robe Barella, ragazzi, dove siete? Non dobbiamo fare queste robe, dobbiamo tenere il pallone, palla sulla sinistra per Belotti, posizione di ala. Lato corto dell'area c'è l'affondo di Darmiama, Belotti tiene il possesso, poi va a servire Cristante, posizione di tiro, arriva il tiro di Cristante, meno male alto sopra la traversa, respiriamo un attimo, un minuto e mezzo alla fine, il destro di Cristante va verso l'uscita di sinistra, qua abbiamo provato un 1-2 è un po' rischioso, secondo me lì bisogna tenere la palla e far passare il tempo, soprattutto se ci sono 4 maglie bianche in area di rigore, non si può passare. Comunque un minuto e mezzo al termine, 90 secondi almeno, così vedo, sì, un minuto e mezzo, rimessa dal fondo per l'Inter, se ne incarica Sommer, lancio lungo di Sommer che va a cercare la fascia di sinistra dove c'è Thuram, ma c'è il colpo di testa, mano fallo, ma è fallo di mano. Acerbi. Punizione per la Roma. Dai. Punizione per la Roma, tre quarti. Siamo offensiva, a metà campo, centrale. Lamenti. Llorente si incarica della battuta, butterà la palla dentro l'area di rigore. 60 secondi al termine. L'arbitro Maresca dice fischio io. Sul pallone ci va Aouar. Attenzione ragazzi. Dai, ma ragazzi. La stoppa con la mano. Aouar. Inzaghi chiama i suoi. 45 secondi al termine, Aouar pronto a mettere la palla dentro l'area di rigore, arriva il lancio in area, palla molto alta, salta Frattesi, ma la palla finisce ancora la Roma con Aouar, sempre dalla tre quarti di destra, alto cross in mezzo, molto lungo, out, fuori, rimessa dal fondo, 30 secondi al termine, 28, 27, 26, 25, rimessa dal fondo per l'Inter, Maresca dice a Sommer di muoversi, ma Maresca ha appena preso la palla, cos'è? Cioè, adesso va bene tutto, fallo prendere la palla e poi rinvia, che hai dato tu 5 minuti, 46, 47, 48, aspettiamo gli ultimi 10 secondi di partita, Inzaghi indemoniato dai. A bordo campo con i suoi giocatori,
Aspettiamo il fischio finale. Tanto inquadrato ancora Inzaghi, la rimessa dal fondo di Sommer, lancio lungo. I 5 minuti sono scaduti. Maresca mette il fischietto in botte! Eeeh! Botte la Roma! 1-0 con gol di Marcus Thuram. Lukaku non tocca palla. Thuram sì, e la butta dentro. 1-0 per l'Inter. 3 punti, primi in classifica di nuovo. Bravi ragazzi! Bravi ragazzi! Dai! Vince l'Inter, dunque possono esultare Tramontana, Barbato, Fierro, insomma. Salutate la capolista. Inter che torna capolista, è vero, l'ha detto anche Salutate la capolista. La vediamo la classifica? Salutate la capolista. Eccola qui. Inter 25, Juventus 23, Milan 21, Napoli 17. Stasera c'è Napoli-Milan, forza, quindi attenzione, Napoli, forza Napoli. Dalle 20:30 altra super serata. Noi siamo praticamente in chiusura. Allora io comincio con ringraziare Franco Leonetti. Franco, al volo, vittoria meritata, insomma, l'abbiamo detto in tutte le salse, l'Inter ha dominato questa partita. Assolutamente sì, vittoria meritata. La Roma ha fatto veramente troppo poco per sperare o pensare di fare anche solo un pareggio. Un saluto. Grazie a Franco Leonetti, grazie a Tiziano Crudeli, che però ritroviamo dalle 20:30 ovviamente per Napoli-Milan. Sì, io faccio i complimenti agli ex giocatori del Milan, che sono tanti gli ex giocatori del Milan, perché per vincere devono attingere nel Milan. Ecco. Ah sì, quindi c'è anche questa frecciata nel finale.